Alla Camera oggi avete approvato il DDL con 316 voti. È una scuola pubblica che va difesa, come va difeso l'amore, l'amore per i beni comuni che noi abbiamo e che questo governo sta privatizzando, svendendo e regalando al miglior offerente. Quindi scuola pubblica, dobbiamo combattere per una scuola pubblica, dobbiamo combattere perché non ci tolgano la cultura e non ci tolgano l'istruzione. Grazie. Questo disegno autoritario che ha posto l'embrione, sta prendendo l'embrione di una scuola spezzettata, una scuola povera per i diseredati, una scuola ricca per chi già non avrebbe bisogno perché è già abbiente. Questo è il motivo fondamentale. Non si sa se questo è veramente analogo al disegno di Don Chisciotte che combatteva contro i mulini a vento. Sicuramente però un barlume di questa di pazzia, di questa sana, diabolica pazzia, secondo noi è opportuno introdurlo. Invece barlume di pazzia lo chiamiamo buonsenso, il buonsenso di tutte le persone che vedono come una scuola pubblica laica sia l'unica che può dare un'educazione veramente vincente ai nostri cittadini del futuro. I lavoratori della scuola non daranno mai legittimazione all'arroganza di questo governo, governo illegittimo che parla solo di meritocrazia, ci va bene anche a noi la meritocrazia, per cui dimettetevi e fatevi votare!